Ciao ragazzi, sono tornata e oggi voglio parlare di un fatto del pensiero e quanto è importante sul vostro benessere, perché io non so quante persone avrò fatto dimagrire nella mia carriera, ma sono tanti e ogni tanto mi scrive una persona e dice: a me non è successo niente, a me non mi è cambiato niente, non è... Allora, io la trovo quasi impossibile che non ti sia successo niente, magari che il quadro glicemico sia migliorato, o magari hai più energia, ci dormi meglio, hai meno fame. Però ti posso garantire, se tu non vuoi vedere una benedizione, se tu non pensi sia possibile, non sarà possibile. Cioè, avete mai avuto una di quelle amiche che ha l'uomo perfetto di fronte a sé e si va a perdersi dietro uno che veramente non lo tratta né con rispetto, né con amore, né con quant'altro? Allora, ognuno di noi abbiamo l'opportunità di vedere quel bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se tu vuoi vederlo mezzo vuoto, io te lo posso anche riempire all'orlo, troverai sempre le 4-5 gocce che mancano, ok? Così, la prima regola è: se voi volete cambiare, dovete cambiare prima qui, che tutto è possibile, tutto con la costanza si ottiene. Se tu vuoi un risultato, lotti. Altre cose, se a te non ti stanno avvenendo i risultati, pensate che magari non basta soltanto un potenziatore del metabolismo e tu continui a mangiare lasagna, pizza, stando seduto e fumando sigarette sul divano, ok? Proviamo a mettere tutto nel contesto. I miei integratori funzionano, ma se tu veramente hai il metabolismo lento, magari non basta solo quello, devi aggiungere il movimento, devi cambiare stile di vita, devi evitare i dolci, devi evitare la panna, magari devi veramente permetterti di stare bene. Perché cosa succede? Molte persone vogliono stare bene, però c'è un basso autostima, qualche tarlo che io chiamo il critico, il tarlo critico che sta dentro di te dicendo: dai, non è possibile, non te la meriti e quant'altro, e non riesce a vedere i risultati. Allora, la prima cosa che devi fare e tra te e te dire ogni giorno: tutto è possibile, sono una grande, sono costante, io dimagrisco con facilità, tutto viene come deve venire, ok? Amati, volerti bene, permetterti di avere questi risultati, perché veramente con un pizzico di costanza tutto è possibile, possiamo meritarci, possiamo migliorarci e meritiamo tutti quanti di stare bene. L'altra cosa che vi chiedo di fare è: scattatevi le foto, ok? Scattatevi le foto, non guardate la bilancia, perché la bilancia può anche cambiare se hai bevuto acqua 3 minuti fa o se siete andate in bagno. Noi possiamo cambiare anche 500 grammi, 1 chilo al giorno, dipendendo quello che mangiamo e quanto andiamo in bagno. Ma le foto non dicono mai bugie. Così, scattati una foto prima, cominci dopo un mese, scattati un'altra foto e continui. E provi almeno ogni giorno di fare una cosa per il tuo benessere. Può essere anche semplicemente rilassare, non importa, ma trattati con rispetto, perché tu devi essere il tuo migliore amico, ok? Ti mando un bacio, ti mando un abbraccio, ricordate, tutto è possibile e vi auguro una giornata splendida. Mi raccomando, se ti piace questo video, di condividerlo, seguimi su Instagram a Jill Cooper Super Jump e mi raccomando, passate una giornata splendida.